Beh, ragazzi, abbiamo parlato di nuove uscite di Star Wars. Io ora tirerò fuori dal cappello magico, no, non è vero, dalla poltrona. Hai un cappello magico là sotto? Molto bene! Esatto. Molto bene. Una nuova uscita però di Panini Comics, sempre relativa a Star Wars, Star Wars miti e favole, che io consiglio soprattutto ai più giovani, quindi ascoltatemi, perché l'esercito di Star Wars ha bisogno di nuovi adepti, sempre, per avvicinarvi sempre di più a quello che è l'universo anche espanso, no? Quindi non la storia, insomma, canonica, ma tutto quello che è anche il resto del mondo di Star Wars, che è enorme, ragazzi. E qua ci sono tante favole diverse tra loro e parlano di varie tematiche, da quelle magari più leggendarie, quelle più epiche, quelle più basate sui combattimenti, o quelle magari semplicemente raccontate in una locanda, ascoltando la cantina band. Why not? Esatto. Bene, e tu hai da segnalarci? Ma è un po' ai margini, abbiamo parlato di Terra di Mezzo di Star Wars, io ho messo ai margini Dune, che è lì, ed è il secondo volume, tac, con sorpresa, tac, è una seconda uscita, nel senso che è un secondo volume di Dune House Atreides, e racconta naturalmente la storia, colpi di scena, intrighi politici, ma la cosa più interessante è che si vede già dagli occhi blu, si inizia a intravedere il sogno dei Freeman e questa grande metafora ecologista di un mondo da salvare. C'è un sogno, un presagio che vuole più verde il pianeta deserto, quindi bisogna leggere. Oh, benissimo, benissimo. Bello, bello.